Oh, caro Di Ciancio, a leggere alcuni quotidiani sembra che ci possano essere scene del tipo, ti faccio un esempio, Alessandro Di Battista che chiama Marcello De Vito del 5 Stelle Romano e gli fa al telefono e attacca. Quindi la, è l'atmosfera, non lo so, ma una cosa del tipo Paola Taverna che va a alzare i tergicristalli della macchina di Daniele Frongia. Questo direttorio contro contro il sindaco e la sua giunta e la sua squadra. È così, lo chiediamo a Carla Ruocco che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ben ritrovata. Ben ritrovata, Ruocco. Buongiorno. È così, vi fate dispetti, c'è questa atmosfera nel 5 Stelle. No, assolutamente no. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto un aspetto democratico e quindi ci sono dei confronti su alcuni temi. Però la giunta sta lavorando molto bene, si va avanti e si va tranquilli verso settembre, il taglio del nastro autunnale. No, perché a leggere alcuni quotidiani ieri sembrava quasi che la giunta fosse pronta a fare un passo indietro, a dimettersi addirittura. Cioè, scioglimento addirittura ieri. Descrive scenari apocalittici. Normale dialettica politica all'interno del Movimento 5 Stelle, questo dice. No, ma diciamo che è normale enfatizzazione e strumentalizzazione mediatica, questo lo possiamo dire. Per il resto sicuramente rientra in una fisiologica attività politica in cui ovviamente, come dicevo, in un movimento democratico ci sono più punti di vista magari a tratti e quindi è giusto che certo. Ruocco, ma che ne pensa di questo dibattito che si è aperto intorno alle Olimpiadi, questo balletto Roma si è riaperto, Roma sì, Roma no, Milano che è pronta, dice sì, Maroni ha detto beh, siamo pronti noi, Roma, Milano potrebbe ospitarle se Roma rifiuta, che idea si è fatta di questa storia? Ma io credo che qualsiasi cittadino romano possa perfettamente comprendere che le Olimpiadi in questo momento non rappresentano, come abbiamo sempre detto, la priorità. Bisogna dare un aspetto di normalità ai servizi che sono a disposizione dei cittadini e poi pensare ad ospitare milioni di persone. Detto questo, attraverso appunto un evento delle Olimpiadi, anche perché Roma è una città a vocazione turistica a 360 gradi e quindi non ha bisogno di un grande evento, ma deve essere pronta in ogni momento a poter ospitare un grande numero di visitatori e turisti provenienti da tutte le parti del mondo. E poi comunque, francamente, i conti economici di questi grandi eventi rimangono sempre nella foschia più totale, anche con l'Expo alla fine il grande miracolo tanto certificato è rimasto praticamente assolutamente fosco dal punto di vista del conto economico e francamente è rappresentato per chi poi si è fatto due conti con i numeri che avevano a disposizione un grande fallimento e quindi non questi eventi non portano ricchezza ai territori, ma qualcuno anzi li deve pagare, li deve finanziare e quindi spesso addirittura ricadono sui cittadini. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che è con noi Carla Ruocco, deputata e membro del direttorio del Movimento 5 Stelle. Del nome Vasco Errani come commissario per la ricostruzione ad Amatrice nelle zone laziali umbre e marchigiane fortemente colpite da questo sisma del 24 agosto, che pensa? Che ovviamente mi sarei aspettata un nome nuovo, non una persona che comunque avesse già dato manifestazione di gestione di in qualche modo fallimentare degli eventi sismici. Infatti Errani comunque durante il terremoto per la gestione del terremoto dell'Emilia Romagna purtroppo si sono aperte diverse inchieste per infiltrazione, quindi magari dare la possibilità ad una persona diversa, anche più distante dalla politica, di gestire un evento così delicato sarebbe stato sicuramente di buon gusto. Forse servirebbe più un tecnico super partes, che è comunque un uomo politico schierato, perché al di là delle competenze. Sicuramente una persona che sappia ottimizzare fino all'ultimo euro delle risorse e metterle a disposizione delle persone colpite. Questo è fondamentale. Ed Errani non è stato già dato sfoggio delle sue capacità che poi sono state quello che abbiamo visto sotto gli occhi di tutti.
Rocco, teme che qualcuno cercherà di utilizzare il terremoto per provare a rinviare il referendum costituzionale? È una cosa da sciacalli, mi auguro che non avverrà mai. Il terremoto è un evento serio, sacro e purtroppo è capitato, è un lutto che va rispettato fino in fondo. Spero che veramente non si arrivi a tanto, davvero. C'è più o meno un limite, Rocco, entro il quale verrà stabilita la data di questo referendum? Non esiste, che ancora non se ne Guardi. parla. Ma infatti, e questo è il grande, tra le varie millanterie del nostro Premier, abbiamo anche che non è in grado di ammettere che questo balletto lo sta facendo semplicemente perché ha paura e il terrore che i consensi siano venuti meno per la sua pessima gestione dell'Italia, della politica economica e delle strategie che dovrebbero rilanciare il paese. Quindi, oltre ad essere un no ad una riforma scellerata, è un no anche alle politiche che non è stato in grado di mettere in atto questo governo. Detto questo, è ovvio che c'è mistero sulla data perché altrimenti questa prova si avvicinerebbe e il governo dovrebbe andare a casa presto. Rocco, ma guardando dal Movimento 5 Stelle, con gli occhi del Movimento 5 Stelle, che idea si è fatta di quello che sta accadendo nel Partito Democratico con questa dialettica proprio in merito al referendum, con D'Alema che dice no, Bersani anche insomma che un po' di mal di pancia, Orfini che date il girotondino a D'Alema, che idea si è fatta di questa situazione nel PD? Il Partito Democratico non esiste più, sinceramente, vedendolo dall'esterno, adesso veramente al di là di qualunque posizione politica, quindi parlo veramente in maniera obiettiva, è un insieme di individui che fa i fatti propri, quindi per me non esiste una visione comune nel Partito Democratico o qualcosa da raccontare ai cittadini. È finita, è arrivato. Ha fatto il suo tempo, ha rovinato l'Italia, ha contribuito alla rovina del nostro paese per quello che poteva contribuire e adesso bisogna cambiare. Della visita in Italia, Rocco, di Mr. Facebook e degli atteggiamenti trionfalistici con cui è stato accolto della donazione, chiamiamola così, anche se poi in realtà non è propriamente il termine più adatto, Zuckerberg, che ne pensa? Guardi, che insomma mi sarei aspettata da un miliardario un passo più generoso, perché il fatto che abbia dato un contributo in qualche modo al fine poi di propagandare attraverso i propri stessi siti gli eventi legati al sisma, veramente è stato un passaggio molto triste in qualche modo, veramente una caduta di stile che un miliardario di quel tipo non dovrebbe consentirsi. Detto questo, è chiaro che poi c'è anche un discorso fiscale, perché come sappiamo le donazioni hanno degli sgravi fiscali, quindi utilizzare uno sgravio fiscale cioè utilizzare un evento del genere per poi avere un gran sgravio fiscale sulle donazioni al fine di far promuovere addirittura i propri siti, insomma fare pubblicità attraverso quelli non è veramente bello. Quindi il fatto che fosse stato anche accolto in maniera centralista rende insomma il tutto ancora più fuori luogo. La foto con Renzi, no? Ho E visto. infatti, appunto, assolutamente fuori luogo. Le è piaciuta, Bisogna ho visto su come Facebook che le è piaciuta quella foto, com'è che ha Ruocco. scritto Ruocco? Com'è che ha scritto le zucche, le Zucche zucche vuote. vuote con il gioco di parole con Zuckerberg? Esattamente così, perché quella foto è emblematica, insomma, un po' è veramente ridicola. Bisogna avere rispetto, come dicevo, per questo evento e collaborare e contribuire tutti in maniera seria. Rocco, prima di salutarci dobbiamo lasciarci con una promessa, deve farci una promessa. Sì, Che dica. non farà degli scherzi telefonici, non lo so, a Frongia o a De Vito, va bene? Oppure alzare i Sono tergicristalli amici. alla sindaca, cose del genere. No, Va no, no, guardi, bene. Grazie. Le garantisco che. Poi, tra l'altro, i tergicristalli cambiano in ogni auto, quindi dovrei prima studiare come si attivano. No, ma quelle robe che tipo quando uno parcheggia male, no? Arriva il passante e gli alza il tergicristallo.
per fargli un per fargli il dispetto, no? Queste cose qui. Atto vandalico. Atti vandalici. Allora, meno, più no, vabbè, guardi, neanche ci pensavo. No, assolutamente. Sia tranquillo, davvero. Ho altro modo di fare dialettica, diciamo così. Grazie, grazie ancora e buon lavoro. Grazie a Carla Ruocco, deputata e membro del direttorio del Movimento 5 Stelle.